Pareggio, secondo me, amaro, perlomeno per me è così, non so per voi. Amaro non perché era più forte l'Arezzo, eravamo più forti, scusate, noi dell'Arezzo o altre cose, no. Solamente perché diciamo che non, a parte che eravamo in vantaggio e poi siamo fatti recuperare. Diciamo che è un po' amaro perché il Livorno secondo me non ha giocato nei migliori dei modi. Al di là poi dei risultati, che a volte magari il Livorno ha giocato bene, o comunque il Livorno in generale magari nel calcio una squadra gioca bene e poi magari il risultato non arriva. Direi che se si va a vedere il pareggio è il risultato credo più giusto, eh. Poi sì, alla fine vincevamo, non è che avevamo rubato niente, ci mancherebbe, perché comunque seppur di poco e seppur appunto senza fare grandi cose, forse siamo stati un po' più pericolosi noi rispetto a Rez, magari forse nella gestione del gioco, non ne sono sicuro, a livello di statistiche. Però diciamo che secondo me tutto sommato il pareggio è stato il risultato più giusto. E amaro perché Livorno, tornando a quello che stavo dicendo prima, secondo me non ha giocato bene come lo ha fatto, come ha fatto vedere nelle precedenti partite. Diciamo che, come sempre, facciamo divisione del primo e secondo tempo. Il primo tempo, tralasciando poi il fatto che abbiamo trovato anche il gol, sicuramente migliore rispetto al secondo. Secondo invece, appunto, rispetto chiaramente al primo tempo e a quello che ha fatto vedere il Livorno un po' tra virgolette un po' allo sbando, e poi secondo me la cosa che ha influito di più oltre a ciò, che è la seconda cosa che ha influito sul risultato finale, sulla prestazione, secondo me sono stati i cambi. Allora, tralasciando il fatto che Livorno ha perso gol dove ha fatto il cambio vantaggiato Morelli, nel senso l'entrata di loro due, quella diciamo è stata una cosa, se si va a vedere, è molto casuale, nel senso poteva succedere anche se non venivano fuori i cambi, perché comunque abbiamo concesso un po' troppo all'Arezzo in determinate occasioni. Tralasciando questo sì, però si sono stati sbagliati anche i cambi. Perché dico questo? Dico questo perché ok, magari sostituire i giocatori che di solito giocano nei soliti ruoli, ma io sono completamente in disaccordo. Provare, tra virgolette, ruoli nuovi a determinati giocatori e poi togliere giocatori che dall'inizio campionato adesso, perlomeno da quando sono arrivati, sono dimostrati fondamentali. E dato che non hai la vittoria in sacco, come osa dire, no? Non hai la vittoria nelle mani, secondo me questi giocatori devono rimanere, a meno che veramente lo chiedano loro il cambio, cioè non ci si fa più, per dire. Cosa voglio dire con questo? E dico anche i nomi. Allora, il discorso ultimo che ho fatto è riferito a Majorino, che l'ha voluto levare sul risultato di pareggio per mettere Ponce, classico giovane. E ecco, anche un'altra cosa, questo, cioè, sono solamente idee mie, poi, cioè pensieri miei, poi uno può essere d'accordo o disaccordo. Però secondo me, questa è anche la terza cosa rispetto ai cambi, giocatori che magari sono sempre giovani e non hanno esperienza in campo, in discorso anche questo generale, in determinate categorie. A meno che quelle poche volte che hanno giocato hanno fatto vedere che possono veramente competere per un posto ai titolari, ovvero che magari si vede che anche se magari hanno un'esperienza, hanno una qualità in più, cioè quando uno è giovane e magari deve farsi appunto un po' di esperienza in campo, secondo me vanno messi partite in cui i risultati sono già scritti, nel senso sono già chiusi, ovvero magari una squadra già vinta, già persa, dice vabbè, per farti fare un po' di minutaggio ti butto in campo. Ieri, per esempio, il risultato non era già scritto assolutamente, anzi, era una fase in cui il Livorno voleva e stava cercando di rimettere la partita a suo favore, ovvero cercando il gol e di tornare in vantaggio. E si è sbagliato il fatto dell'ingresso di Ponce per Majorino. Ora uno dice, diamo ci sarà attaccante, ok, ma a questo punto prova a tenere Majorino, perché comunque a livello di piedi ce ne sono un po' in squadra, secondo me, come lui, eh. Io penso che i più forti a livello tecnico siano Varane e Majorino e similari Majorino, che anche se magari uno dice ok, ce la fa poco fisicamente, magari è stanco, okay, ma almeno ti fa un po' di gestione del pallone. Anche se uno è stanco più o meno i piedi, però nel senso passaggio sta si sa fa, alla fine sono allenati i giocatori. Comunque, il discorso com non era tanto Ponce e Majorino, è proprio un discorso di ingresso in campo di giovani, secondo me.
non in situazioni adatte, e questa è la prima mossa. Poi la seconda, beh, che avevo detto, fra l'altro, era il discorso di togliere appunto gente che dovrebbe essere fissa in campo, e qui non sono d'accordo, a meno che chiaramente, ripeto, uno chiede al campo si sia fatto male, e poi beh, sì, alla fine ho fatto la semplice il discorso iniziale di alcuni cambi, di far entrare i giocatori non nei ruoli più adatti, o perlomeno nei ruoli in cui li abbiamo sempre visti. E questi mi riferisco a Morelli, perché Morelli va entrato, che ha giocato, credo, per la prima volta, comunque una delle prime volte, a sinistra, ha fatto vedere che comunque non ci sa sta, almeno così è sembrato. Perché pronti via, le prime due palle ha toccato, ha perso i palloni, mamma mia, ma che pena si pilagò. Poi dopo è successo, però credo che la colpa non vada attribuita a lui, ma bensì alla squadra in generale. Però, cioè, tanto vale, secondo me, ieri, se bisogna proprio guardare quel cambio lì, che in cambio che credo abbia fatto innervosire tutti i tifosi, perché non è per cattiveria, ma metti uno in una fascia in cui non sa stare e fa quei danni lì, perché ha perso la palla al centrocampo e rimaneva sulla difesa, dietro. Cioè, se poi si prendeva veramente go, tutte e due le volte ti giravano, scusate il termine, ma ti giravano i coglioni. Quindi, lo voglio specificare questa cosa qui. Secondo me, se proprio volevi levare Franco, che effettivamente ieri non ha fatto una delle sue migliori partite, perché ha sbagliato tanto, guarda che sbaglia mai, però ieri ha sbagliato più rispetto al solito, anche passaggi e lanci semplici, tra virgolette, cioè piuttosto si sposta Gasbar sulla sinistra, che ci ha già giocato comunque più o meno mettersino, soprattutto nei precedenti anni, che infatti saliva anche. E magari mettici un difensore centrale, come può essere se c'era in panchina, perché la panchina non l'ho vista, insomma, Borghese o comunque chiunque altro. Non fare questa CV, provi a caso in una situazione del genere, a partita non chiusa, uno che magari a volte, cioè, è molto altalenante a livello di prestazioni, per dirne una. Cioè, tutte queste cose che ho voluto dire ora, che praticamente tutto più questo che altro, è secondo me la seconda motivazione principale per cui Livorno ieri alla fine non è riuscito a vincere. Ovvero, questa cosa dei cambi, e poi il discorso di, secondo me, più che altro mentalità sbagliata. Perché, ripeto, il secondo tempo rispetto a quello che si è sempre visto, ma anche rispetto al primo tempo della partita stessa, quando doveva entrare in campo si è visto che era, io ho detto lo sbando solo per farvi capire, lo sbando proprio un parolone, però si vedeva che non riusciva a ingranare, ecco. Poi, per l'amor di Dio, niente da togliere all'Arezzo, perché magari che ieri l'Arezzo ci ha messo del suo, per far sì che Livorno non giocasse al meglio, perché l'Arezzo, vi ripeto, secondo me per la squadra che ha, dovrebbe essere non a metà classifica, ma magari, non dire fra le prime, ma a metà della prima parte della classifica, perché l'Arezzo è una squadraccia, soprattutto per i nomi che ha. Quindi, se si va a vedere, alla fine ci può stare il pareggio. È solamente che rimane un po' amaro, ecco. Comunque, questo è quanto. Credo che non ci sia da dire altro. Inutile fare la differenza al primo e secondo tempo, perché parte a livello forse un po' di gioco, no? Un po' di idee sono state più o meno simili, prima e secondo tempo, appunto peggiore, come vi ho detto, e basta, non c'è da dire altro. Ripeto per la, credo, terza, quarta volta, poi finisco, poi sì, arrivo alle conclusioni, che va giù male il pareggio, ma non è che va giù male perché noi siamo la squadra, cioè siamo, non so, il Barcellona della Serie C, e del girone A bisogna vincere tutte. No, non è tanto bello, almeno dal mio punto di vista. Va giù male perché hai, tra virgolette, secondo me, perso 2 punti. Spero di no, perché se sto per dire che poi potevano essere decisivi, spero di no, perché spero che alla fine si possa raggiungere un obiettivo senza anche questi 2 punti B. Spero che non ci siano rimpianti. E cioè, hai perso 2 punti in maniera, tra virgolette, stupida, perché secondo me, con tutto il rispetto e senza togliere appunto nulla all'Arezzo, se giocavamo come abbiamo fatto vedere in ultime partite, anzi dall'inizio campionato, dopo il Gavorrano, fino alla partita precedente, secondo me forse il risultato poteva essere diverso. Forse, chiaramente a sfera di cristallo non ce l'ho e non lo posso sapere. Comunque, niente. Tutto sommato, secondo me può anche andare bene. E Dio vesta poi veramente. Finisco.
Se proprio vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, forse questo pareggio alla squadra, no che può fare morale, chiaramente no, perché anzi forse ti può buttare giù, però se la squadra ha un po' di testa, no, tra virgolette, può rendersi conto che alla fine, cioè questo pareggio può far bene, perché poi la squadra, ok, siamo forti, però se non si gioca a modino i risultati non vengono. Quindi potrebbe essere anche l'input per cercare anche di non commettere più errori del genere, tra virgolette. Tra virgolette, perché non è che è stata disastrosa la prestazione. È stata, diciamo, un po' più brutta rispetto a quelle delle altre partite, ecco. Quindi, anche, soprattutto dal punto di vista offensivo, perché Livorno effettivamente ieri ci è arrivato poche, poche volte, in porta, quindi. Anche da quel punto lì, anzi, anche da quel punto di vista lì soprattutto. Insomma, detto questo, niente. Ci vediamo poi al prossimo audio commento. E niente. Ciao a tutti.